Il campionato dell'Alessandria riparte dal Carlo Speroni di Busto Arsizio, lo stadio della Propatria dedicato al famoso atleta che nel mezzofondo ha regalato tante soddisfazioni alla nazionale, conquistando la partecipazione a 3 Olimpiadi. I grigi tornano a Busto a distanza di oltre un anno. Era il 10 novembre del 2019 quando la squadra allenata da Cristiano Scazzola pareggiò senza reti, recriminando per le occasioni sprecate. La partita di ritorno non fu disputata a causa dell'arrivo della pandemia, mentre ai play-off la società bustocca non partecipò, regalando praticamente il passaggio del turno ai grigi. Un match dal sapore antico, visto che la Propatria, nata nel 1919, è entrata di diritto nella storia del calcio italiano, con il suo immancabile Tigrotto, che affronta l'Orso Grigio. La storia dei confronti tra le due squadre ci riporta al dicembre del 1928, per la prima partita. Da allora, per ben 76 volte, le due squadre si sono trovate di fronte. A Busto Arsizio l'Alessandria ha vinto 9 volte con 20 sconfitte e 10 pareggi. L'ultimo successo risale al torneo 2015-2016 per 1-0 grazie ad una realizzazione di Michele Marconi. Mirko Bruccini, ex di turno con Cristian Mora e Niccolò Cottarelli, fu l'autore della rete del vantaggio bustocco nel campionato di seconda divisione di Lega Pro 2012-2013. La porta alessandrina era difesa da Andrea Servili. È stato il primo dei 5 gol messi a segno nel 3-2 finale per i padroni di casa. A segno per la Propatria Cozzolino e Falorni, mentre per i grigi realizzò una doppietta Jacopo Fanucchi. Un altro ex non del campo ma ora dirigente è Fabio Artico, che vestì la maglia bianco-blu per 2 stagioni prima di approdare ad Alessandria. Dici Propatria e ti vengono in mente i protagonisti grigi degli anni 80. Ciccio Marescalco, autore di un gol storico nel 2-1 finale per la squadra allora allenata da Dino Ballacci. Ballacci che qui vediamo con Fausto Carnio in quella stagione, difensore arrivato in grigio proprio dalla Propatria. Carnio, perno della difesa nel campionato 87-88, l'unico all'Alessandria, riuscì anche a mettere a segno un gol contro il Giorgione di Castelfranco Veneto, uno dei due della sua carriera tra i professionisti. All'età di 55 anni ci ha lasciato nel 2019. E poi non può mancare Andrea Cecotti, che tutti ricordiamo piangere sul campo dopo la retrocessione dei grigi nell'87. Per lui 2 reti in quella stagione contro rispettivamente Carbonia ed Entella, entrambi al Mocagatta, prima di trasferirsi alla Propatria, dove la stagione successiva giocò 8 partite, prima di lasciarci a soli 25 anni, proprio su un campo di calcio. Un giovane divenuto idolo della tifoseria bustocca che non lo ha mai dimenticato, come noi ad Alessandria.